che cos'è e che cosa si pone. È nata per la prima volta nel 2020, la pandemia non ha aiutato, diciamo, la sua diffusione, e si è posta come obiettivo la sensibilizzazione della parità di genere e di tutte le problematiche legate alla vita proprio della donna, dal lavoro e quindi di conseguenza al salario, dalla dimensione affettiva. Nel 2024 si è voluto rilanciare fortemente questo strumento di partecipazione, pensando di non limitarsi più alla sensibilizzazione, ma cominciare proprio a partecipare alle dinamiche istituzionali, chiamiamole così. Per questo appunto è rinato a livello nazionale, sono partiti da gennaio, febbraio, qui in Puglia, diciamo da marzo, l'ascolto dei territori, delle problematiche dei territori, e ha portato il 9 marzo l'elezione della responsabile della Conferenza Nazionale delle Donne a livello nazionale, Roberta Mori, che ha lanciato una bellissima campagna di cui vorrei semplicemente leggervi qualche passo. Poi, se volete, a vostra disposizione possiamo mandarvi il link, se lasciate alla fine della serata il vostro indirizzo e il vostro numero. Onda d'urto, perché è importante oggi non limitarsi più a sensibilizzare, ma ad essere partecipi e promotori di questo cambiamento. Ce lo chiedono a livello nazionale, ce lo chiedono anche a livello locale, ce lo chiedono le singole donne, le singole amiche e tutta quella gente che fa fatica, che non riesce ad essere ascoltata e a trovare un posto in questa società ancora oggi. Nel nostro primo incontro, l'8 marzo, Elvira Tarsitano ha lanciato un numero preoccupante, ha detto che ci vogliono ancora 131 anni perché la parità di genere si possa realizzare. E mia figlia un giorno ha detto: mamma, sarà bellissimo, magari tra 131 anni saranno gli uomini a pretendere le quote blu, le quote azzurre all'interno delle cariche istituzionali e del fare politica. Questa cosa però, secondo me, questo tempo si può accorciare se l'impegno non è più di poche, ma l'impegno diventa di tutte, indistintamente, e tutti, perché assolutamente esistono anche uomini illuminati rispetto alla parità di genere. Roberta Mori, nel suo discorso lunghissimo, bellissimo, parte naturalmente da citare Livia Turco e Michela Murgia, a noi affezionatissime, ma dice che il rinnovo della Conferenza Nazionale delle Democratiche è una grande occasione di protagonismo delle idee, delle donne, delle ragazze e dei territori, per un percorso più inclusivo, più plurale, più collaborativo, meno burocratico, che contribuisca a realizzare sia la pratica di una soggettività politica femminile e femminista, perché molti di noi hanno ancora paura ad usare questo termine, legato alle nostre madri costituenti. Invece non dobbiamo essere non dobbiamo avere paura di sentirci e dichiararci ancora oggi femministe, per noi ma per il futuro delle nostre figlie. Una politica autonoma e autorevole sia necessaria di discontinuità per il salto di qualità nell'affrontare la nuova fase a cui ci sta chiamando questo periodo. Una cosa importante che mi preme dire è che le donne democratiche sono previste nello statuto del PD, quindi io insieme ad un nutrito gruppo siamo iscritte al PD e siamo iscritte anche alla Conferenza delle Donne Democratiche, ma anche le non iscritte al PD possono aderire a questo progetto che ci è sembrato davvero straordinario, che ha risvegliato in noi un moto voler fare iniziative, voler essere accanto alle associazioni locali. Le associazioni fanno davvero tanta fatica perché rimangono poi nel piccolo, ma se a quelle associazioni, attraverso uno strumento politico, riusciamo a dare voce nelle istituzioni, abbiamo raggiunto quello che è la rete. Vi leggo ancora qualche altro passo prima di dirvi un'altra cosa. Come affrontare questa sfida lo decideremo insieme, con un'accortezza però. La conferenza è uno spazio plurale che riconosce e unisce tutte le differenze.
Guidarla non può che tradursi nell'abbracciare i pensieri, le esperienze, i territori, le diverse culture, le generazioni, per una sintesi inclusiva e libera da logiche di potere e che non siano a servizio delle nostre cause. Insieme vogliamo costruire questo progetto, quindi più siamo e più riusciremo veramente ad essere incisive, ci auguriamo a livello nazionale. A breve, anzi a breve, è già partita nella regione Calabria una formazione delle donne democratiche. A noi piacerebbe fare da gancio, essere traino anche qui, partire da Monopoli e coinvolgere poi tutta la Puglia per poter coinvolgere quante più persone, quante più donne possibili, perché a volte un po' perché facciamo fatica a portare avanti la nostra giornata, il lavoro, i figli, spostarci, ci diciamo che non abbiamo tempo o non abbiamo le risorse o non abbiamo gli strumenti. Silvia Contento l'altra sera ha detto ai giovani durante il congresso dei giovani democratici: bisogna essere preparati, bisogna studiare. Questo è uno strumento che ci permetterà anche di sentirci pronte a livello politico. Io non voglio fare politica da vecchia, perché grande lo sono già, da adulta, però conto che qualcuno magari possa dire sì, se mi sento accompagnata, se mi sento sorretta da un gruppo, posso riuscire a fare questo passo, perché non mi sento sola. La conferenza delle donne democratiche vuole fare anche questo, ha il potere di fare questo. Non possiamo farlo in sette, le prime iscritte erano soltanto in sette, la campagna di adesioni è riaperta da un paio di settimane, se lascerete il vostro recapito telefonico o la vostra mail possiamo mandarvi il link, ma basta veramente andare sul sito www.donnedem.it, seguire il link per l'iscrizione, è completamente gratuito. All'interno della pagina troverete anche lo statuto e troverete il discorso di Roberta Mori, cioè nella pagina delle Donne Dem, non lo ricordo, però se lo è veramente lo trovo straordinario. Ancora oggi, se nel 2023 ci stupiamo di fronte a queste parole, significa che abbiamo veramente tanto bisogno di agire. Un'altra cosa che ci tenevo a dire, il motto, oltre d'onda d'urto, è stata avanti tutte, tutte in direzione ostinata e contraria, perché facciamo proprio fatica nel quotidiano ancora a farci ascoltare. E questa conferenza vuole essere un grido per la libertà, l'autonomia e l'autodeterminazione. Il cambiamento è già in atto e interroga la politica e la sua capacità di farsi attraversare, per tradurlo poi in un impiego concreto di prevenzione e di contrasto alla violenza maschile, per non lasciare sola nessuna. La conferenza delle donne democratiche si dichiara contro la guerra, quindi per la pace ovunque, in ogni luogo e in ogni decisione politica. E ad un certo punto, il secondo punto lo chiama "è il nostro tempo". Lo è stato in questo secolo, tante volte la singola donna guidata da un piccolo gruppo ha cambiato proprio le sorti della nostra Costituzione, le sorti del vivere proprio di una donna. È ancora il nostro tempo, non è che è finito, ma se non ci impegniamo in prima persona, se non riusciamo ad essere in questi cambiamenti, non riusciremo ad accorciare quei 131 anni, forse diventeranno 150. Io vorrei che le mie figlie un domani vivessero in una società tra 80 anni, perché no, in cui raggiungiamo proprio la parità di genere. La leadership femminista assunta da Elly Schlein, la devo per forza nominare, nel campo delle forze progressiste rappresenta un'opportunità di profonda trasformazione per costruire l'alternativa alla destra reazionaria in questo paese e che dilaga anche in Europa. La prima donna presidente del Consiglio, espressione di una forza politica post-fascista, non lascia più alibi né margini di un fraintendimento su cosa significhi leadership femminista rispetto ad una leadership unicamente femminile. Ecco, noi vogliamo essere una leadership femminista che pensa a tutte le donne e non a una sola. Vogliamo rimettere al centro il pensiero delle donne come motore di innovazione sociale, culturale, economica e politica. Perché noi ci possiamo chiedere, perché adesso, perché insieme, perché vogliamo
cambiare il mondo partendo da noi. E con questo chiudo.